sono con due figli che studiano. È un mutuo di 19 anni ancora da pagare. 1700 famiglie, sì, anche con figli, quindi anche con disabilità. Davanti alla sede centrale dell'azienda Natuzia, Sant'Eramo in Colle, si incrociano storie, drammi e rabbia degli operai. Il sole picchia, uno di loro avverte un leggero malore. Sono in 7-800 l'assemblea convocata dai sindacati nella giornata di sciopero proclamata in tutti e 6 stabilimenti Natuzzi di Puglia e Basilicata dopo l'annuncio shock dell'azienda. 1726 esuberi. Messa in mobilità da metà ottobre, quando scadrà la cassa integrazione, e chiusura tra ottobre e aprile prossimi dei due stabilimenti di Matera e quello di Ginosa. Al presidio ci sono anche operai da anni in cassa integrazione a zero ore. Tu da 4 anni sei in cassa integrazione a zero ore, praticamente rischi il licenziamento. Questo è sicuro, ormai diciamo, non vedo altre vie, quindi penso che faremo quella fine alla fine. Qualcuno invoca lo sciopero ad oltranza, altri, la maggioranza, si oppongono per non perdere la giornata lavorativa. Possiamo chiedere ai lavoratori se sono d'accordo a fare lo sciopero? Sì! Eh? Ad oltranza, siete disposti o no? No, dobbiamo entrare! E basta! E basta, non si entra! Lavorami io e mio marito a Ginosa, sono 2 stipendi. Allora, perché non entrare? Pochissimo e perde solo lui. Si decide dunque di tornare in fabbrica e si calendarizzano i prossimi passi in vista dei 2 incontri istituzionali, 2 ore di sciopero con assemblea venerdì 5, in concomitanza con il vertice romano al Ministero dello Sviluppo Economico e presidio a Bari l'8 luglio, giorno del vertice all'assessorato regionale al lavoro.